Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 11 giugno, grazie a tutti quanti quelli che ci hanno visto ieri sera a Quarta Repubblica non chiude, siamo ancora in onda per un bel po' di puntate, quindi insomma molto bene per chi ha voglia di lavorare ovviamente. Andiamo subito sul dunque di quello che è avvenuto, cioè il vertice ieri sera che avete visto a Quarta Repubblica alcuni di voi tra Conte con Salvini e Di Maio. Beh, insomma uno dovrebbe prendere sul serio le parole che dicono i politici, cioè buongiorno Gerardo intanto, perché i politici, cioè Conte, la settimana scorsa ha detto io non voglio vivacchiare, peraltro oggi anche Salvini dice in un'intervista alla Verità la stessa parola, io non voglio vivacchiare, vabbè vediamo se questi vogliono vivacchiare o meno e soprattutto se arrivano quelle risposte che si attendeva il Premier Conte proprio da Salvini e Di Maio. Secondo me non è arrivato nulla, oggi il titolo migliore rispetto al vertice di ieri sera è quello fatto da Repubblica, che devo dire che sui titoli ci azzecca, potete condividerla o non condividerla. Saluto intanto Michele che vedo che ci sta guardando, da Londra immagino. Allora, qual è il titolo di oggi più azzeccato? 2 contro 1, sostanzialmente Di Maio e Salvini contro Conte. In realtà non è così semplice, perché poi Conte ha degli alleati forti tipo il Quirinale soprattutto e Mattarella, come in retroscena in questi giorni stanno dicendo. Che cosa sarebbe successo ieri sul vertice? Secondo le sintesi di tutti i giornali avrebbero preso un accordo sul fare il decreto sicurezza, sul fare il ridurre le imposte, evidentemente una roba simile alla flat tax, e avrebbero forse accantonato i cosiddetti mini bot, per fortuna. Ma la cosa incredibile è che si sarebbero messi d'accordo nel nominare ministro Bagnai. Allora Bagnai può stare più o meno simpatico, non lo so, ma ministro Bagnai è veramente Dracula all'avis, soprattutto se il ministro Bagnai lo dovrebbe fare agli affari europei. Staremo a vedere, perché insomma non si può mai dire in anticipo quello che fanno i ministri, i posti cambiano, le persone, la Casa Bianca fa il Presidente della Repubblica, staremo a vedere come e se verrà nominato Bagnai, quale sarà il suo comportamento. Molto più secondo me interessante invece la nomina che si sta cercando disperatamente di portare a casa di Giorgetti, attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, lo indica la Repubblica in maniera più esplicita rispetto agli altri giornali, con un dossier importante di economia in Commissione Europea, no? Quelle minchiate che non servono a nulla, come la politica estera comune che quel genio di Renzi, in questo caso veramente fece un errore clamoroso, diede a quel fenomeno della Mogherini. No, Giorgetti con un bel dossier economico, un po' come quando ce l'aveva, anzi forse anche più importante di quello che ce l'aveva Tajani in Commissione Europea, sarebbe davvero un bel colpo. Staremo a vedere se poi si otterrà. Certo, se dovessero ottenere questo dossier economico in Europa con Giorgetti, peraltro, sarebbe molto difficile dire che questo governo non si è ancora portato nulla. Staremo a vedere, perché non mi sembra così pacifico che l'industria del commercio e l'industria del commercio siano così regalati a un italiano. Nel frattempo c'è una grandissima polemica per quello che è successo in televisione al programma di Lucci. Io non ho per niente simpatia nei confronti di Lucci, che prese con il suo Nemo, che era politicamente straordinariamente corretto, il posto di Virus. Insomma, è esattamente quel prodotto là, di Campo dall'Orto, detto il Conte Mascella, insomma è quel giro di sinistra simpatica. Oggi era straordinario il pezzo di Maurizio Crippa sul Foglio, che descrive Lucci come prendere il mostro e mandarlo in onda e provare a farci ridere, in genere non ci riesce mai, cioè con questa faccia, no, da fenomeno, da ex Iena. Ma questo riguarda, diciamo, lo stile di un conduttore che può più o meno piacere, ma il punto fondamentale è che ieri ha fatto parlare a questo programma che si chiama Reality due deficienti di 19 anni che hanno insultato Falcone e Borsellino, e uno dei due ha detto io il mio primo CD l'ho finanziato con una rapina ed è il suo mito è lo zio che sta al 41 bis. Ecco, e su questo è nata la grande polemica, che cosa ha detto, che cosa non ha detto. Oggi un difensore incredibile di Lucci è Travaglio, che dice non riesco a capire perché ci si scandalizzi, la televisione deve parlare della realtà, il tema si chiama Reality, non vedo perché ci si deve scandalizzare se c'è questo programma televisivo, che volete non parlarne di questioni che poi invece in realtà interessano molto i giovani, e poi finisce raccontando la solita storia, è peggio essere mafiosi come Berlusconi o come il sindaco appena eletto non so di dove, di De Luca, l'amichetto di De Luca, cioè paragona lui a questi mafiosi. Vabbè, lasciamo perdere la difesa di Travaglio, resta un fatto, il fatto è che
e come giustamente nota Crippa, poi fra un po' di giorni ci diranno che Rina, il nipote, ha parlato da Vespa, e cioè alla fine in realtà il problema non è invitare malvissuti, malviventi, ma all'interno di un contenitore poterli contenere, appunto. C'è riuscito Lucci? Io non l'ho visto, probabilmente c'è anche riuscito, non lo so. Quindi io scinderei questa polemica, diciamo, su Falcone e Borsellino, dall'antipatia che uno può avere nei confronti di quel modo di conduzione, e cercare anche di fare non troppo i fenomeni, perché in televisione anche persone che la pensano in maniera completamente e dicono delle cose oscene ci possono stare, dal mio modestissimo punto di vista, ma contenute appunto in un formato che poi sia accettabile. Sulle amministrative direi che il dato è molto semplice, oggi lo dicono tutti i giornali, cioè in realtà oltre a queste amministrative anche le precedenti hanno completamente cambiato il panorama dei comuni italiani in cui governa il centrodestra. 53 governi al centrodestra contro 38 che ne aveva il 2017, 41 ne aveva la sinistra e oggi, scusatemi, 59 ne aveva prima la sinistra, 41 ne ha ora, e solo 5 al Movimento 5 Stelle. Insomma, è una Italia governata dal centrodestra. Intervista a Salvini, ve l'ho annunciata prima, dice semplicemente alla verità Giorgio Candola che vuole una nuova giustizia, e quindi sulla tesi, diciamo, Sallusti, se non la cambiamo ora la giustizia, quando la cambieremo? E come vi ho detto, non vivacchia. Nel Salva Roma, se ne accorge il Messaggero, c'è però una cosa che secondo me, devo dire che io non amo per niente le tasse, cioè si dice che si può utilizzare questo spalma debiti, che non è poi uno spalma debiti, è un modo per non far andare in bancarotta Roma, però non si può più permettere a Roma di abbassare la sua aliquota addizionale regionale, cioè siccome loro sono pieni di debiti, almeno non abbassino l'aliquota regionale. L'industria in calo, e tutti lo citano, meno 0,7 rispetto al mese precedente, meno 1,5% meno dell'anno di un anno fa, quindi il dato è drammatico, ovviamente, soprattutto guardando perché è scesa la produzione industriale, soprattutto per la produzione di automobili. Ma il punto fondamentale della industria è che non ci raccontano una cosa che voi, che capite l'economia quanto me, perché chiunque sia un pochino, abbia un po' di buonsenso, lo capisce, cioè cosa è successo però nel mese di aprile che ci ha portato a questi risultati così drammatici. Una cosa banale, tra l'altro il Sole 24 Ore lo dice in una certa misura, e sapete qual è? Molto banalmente, che ad aprile c'è stato quel ponte del 25 aprile, quindi il 25 aprile, diciamo, l'hanno tolto dal computo, ma quel 25 aprile avveniva del giovedì, e quindi, e poi c'era anche il primo maggio, e quindi il rischio che la produzione industriale, anche perché la domanda non tira, questo è fuori di dubbio, si sia approfittata quel venerdì e lunedì dopo a lavorare un pochino di meno, anche se non è conteggiabile dalle statistiche, è ragionabile da punto di vista di una persona appunto che guarda l'economia con il buon senso e non solo con i numeri. Grave il dato, ma questa combinazione di ponti forse lo ha peggiorato più del dovuto. Infine, l'ultima notizia della giornata è questa genio della Alexievich, premio Nobel per la letteratura. Io devo confessare la mia ignoranza, non ho letto nulla di lei. Oggi due pagine sulla Repubblica per dire che Chernobyl resta una lezione. E qual è questa lezione di Chernobyl? Non che fosse gestita da diciamo un paese sovietico e dal famoso, come dice Mattia Feltri, dal grande uomo della Glasnost, che invece per trasparenza per 18 giorni non ha detto che era avvenuto un incidente in una centrale nucleare. No, non è questo. La grande lezione qual è? Il progresso uccide il progresso, lo volevo leggere proprio tecnicamente, il progresso uccide la natura. Vorrei chiedere a questa stupenda e straordinaria giornalista, pessimista, scrittrice, premio Nobel, come cavolo fa una donna intelligente a dire una cosa così stupida, che il progresso uccide la natura. Il progresso uccide la natura, e probabilmente però la fa vivere di più, la fa vivere meglio, la fa vivere con più comodità, la fa vivere senza malattie, la fa vivere le persone più povere con più acqua, più soldi, più pane, più risorse, ci fa morire di meno, ci fa vaccinare, ci fa tante cose belle il progresso, tantissime cose belle, per esempio fare questa zuppa e diffondere le nostre idee a chiunque la volesse vedere, che soltanto un malato mentale può pensare che il progresso uccida la natura. Il progresso può essere pericoloso,
può essere, deve essere governato, ma che il progresso uccide la natura è una cosa che balla a raccontare ad Avatar, non a persone senzienti. Ma questa signora ha preso il Nobel, quindi tutti zitti e muti. Così come l'ultima notizia di giornata, la suora, bene, il Milano Finanza, Nissan e Renault, dopo il no alla Fiat, stanno bisticciando. Direi... la natura non è solo l'uomo, no, eh? No. Vaccinare non è progresso, è genocidio. Madonna, ma chi è arrivato qua? Ciao.